Salve ragazze, ritorno a mostrarvi un modello di scialle lavorata ai ferri semplice, ma proprio forse il più semplice di quelli che ho trovato uh, nei, nelle mie ricerche in internet. Dunque, come potete vedere, è uno scialle lavorato tutto al legaccio e ed ha i suoi incrementi. All'interno di un bordo che si viene a formare man mano che si lavora. Allora vi dico che è semplicissimo veramente. Io l'unico, ehm, diciamo, piccolissimo ostacolo che ho trovato è stato nella traduzione del, del pattern che era in inglese, delle spiegazioni che erano in inglese e c'era un punto eh, eh, praticamente che non conoscevo non conoscevo come diciamo come dicitura in inglese come termine inglese uh, ho fatto le mie dovute ricerche e diciamo che l'ho tradotto in uh, un aumento di due maglie e l'altro è aumento di una maglia ora ve lo mostro perché è più semplice a farlo vedere che non a spiegarlo a voce allora questo tipo di scialle viene iniziato con un'unica maglia quindi partiamo con la spiegazione vedrete proprio quanto possa essere semplice allora io ho montato la mia maglietta sul ferro ora cosa dobbiamo fare dobbiamo portare questa maglia da 1 a 3 lavoriamo questa maglia per fare gli aumenti la lavoriamo in questo modo allora, scusate fatemi prendere bene ok la maglia va lavorata una volta davanti sempre la stessa maglia senza sfilare mai il ferro quindi 1 andiamo dietro e prendiamo la maglia dietro la lavoriamo abbiamo la seconda maglia torniamo sul davanti e facciamo la terza maglia ecco qua in inglese può capitarvi di trovare uh, questo punto che è nominato knit front back front, cioè lavorare a diritto davanti, poi dietro e poi davanti, detto così proprio uh, diciamo la traduzione letterale, letterale. Uh, poi troverete magari le spiegazioni un pochettino più specifiche per quanto, per quanto riguarda questo punto come viene disegnato in inglese sul, sul blog quindi siamo giunte ad avere tre maglie sul nostro ferro voltiamo e lavoriamo tutte e tre le maglie a dritto una 2 e 3. Ritorniamo sul davanti del lavoro e ripetiamo lo stesso aumento doppio sulla maglia centrale, quindi un diritto, un doppio aumento nella maglietta centrale. Ripetiamo. Infiliamo il ferro sul dritto, lavoriamo una maglia al dritto normalmente ma lasciamo sul ferro di sinistra la maglia che stiamo lavorando. Andiamo a prendere la maglia dietro come se fosse un diritto ritorto e lavoriamo la seconda maglia. Di nuovo sul davanti riprendiamo la maglia come un diritto normale. E facciamo cadere stavolta definitivamente il punto di nuovo un diritto e abbiamo 1 2 3 4 5 maglie sul ferro voltiamo e lavoriamo queste 5 maglie tutte al dritto 3 4 e 5 ecco qua ora andiamo di nuovo sul davanti del lavoro allora queste 5 maglie adesso verranno lavorate in questo modo faremo un diritto Ora l'aumento che andremo a fare sarà quello uh, di aumentare una maglia, quindi facciamo, non due come prima, una soltanto, quindi lavoriamo al dritto, normale, poi passiamo il ferro dietro prendendo la maglia sul retro e lasciamo scorrere abbiamo quindi la, la maglia già esistente più una e in inglese eh, questo tipo di aumento è descritto dal termine kfb knit front back cioè lavorate la maglia al dritto sul davanti e sul retro Uh, poi continuiamo lavorando al dritto la maglia centrale. Di nuovo la penultima maglia la lavoriamo facendo un aumento, quindi una. uno sul retro un diritto adesso abbiamo sul ferro 1 2 3 4 5 6 7 maglie dobbiamo ripetere questo ferro uh, questo ferro uh, fino ad ottenere 11 maglie ora abbiamo fatto l'aumento giriamo e lavoriamo tutta al dritto che essendo questo scialle una lavorazione al legaccio il ferro dietro è sempre lavorato al dritto quindi ripetiamo abbiamo in questo modo 4 5 6 Sette maglie torniamo sul dritto del lavoro e dobbiamo fare altri due aumenti quindi una maglia al dritto la prima la seconda ma nella seconda maglia facciamo l'aumento quindi una prendiamo dietro e facciamo l'aumento scusate riprendiamo tutto, ok, ora lavoriamo le tre maglie centrali al dritto, 1, 2 e 3, la penultima maglia, sulla penultima maglia facciamo il nuovo aumento, 1, allora ve lo faccio rivedere bene, Una senza far scendere la maglia, andiamo dietro e facciamo l'aumento al dritto. L'ultima maglia. Adesso abbiamo 9 maglie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Voltiamo, lavoriamo tutto al dritto. Torniamo sul davanti del lavoro e facciamo gli ultimi due aumenti che sono richiesti dal modello. Quindi: un dritto, un aumento nella stessa maglia. a dritto fino alle raggiungere le ultime due maglie finali ok ora di nuovo l'aumento quindi una maglia al dritto presa sul davanti nella stessa maglia la prendiamo sul retro e tiriamo fuori l'aumento e la maglia finale al dritto ok quindi abbiamo le 11 maglie che ci servono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 da questo momento in poi è finita diciamo la parte complicata allora facciamo la lavorazione al dritto sul rovescio del lavoro Ok, ora iniziamo la parte più facile. In pratica, da questo momento in poi, la lavorazione sarà sempre questa: sia sul davanti che sul retro del lavoro. Iniziamo. 5 diritti. Un gettato lavoriamo al dritto tutte le maglie restanti sul ferro 1 4 5 e 6 bene, voltiamo il lavoro e non facciamo altro che ripetere questo, questa indicazione quindi uno due tre quattro un gettato al dritto fino alla fine, tutte le maglie al dritto fino alla fine del ferro. 1. Questo è il gettato del ferro precedente che lavoriamo. Poi le 5 maglie che andranno a formare il bordo dello scialle. In pratica gli aumenti andranno fatti, un gettato per ogni ferro. Di nuovo, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vedete qui abbiamo gettato del giro precedente ora facciamo il gettato e lavoriamo a dritto per tutto il resto del ferro ecco le 5 maglie del bordo di sinistra E di nuovo, quindi, come potete constatare, non stavo scherzando quando dicevo che è veramente uno scialle che una volta, una volta fatta la punta, che dicevo, vi dicevo era la parte più complicata. Cioè, questo alla fine, per chi è brava a lavorare ai ferri e vuole fare un lavoro senza complicazioni ma rilassante, cioè, è da fare ad occhi chiusi. Il lavoro consta di 5 maglie iniziali, un gettato allora 5 maglie iniziali al dritto, un gettato al dritto tutte le altre maglie una volta che eh, eh, al dritto tutte le altre maglie fino alla fine del ferro, quindi noi facciamo l'aumento solo ad ogni inizio ferro, sia sul davanti che sul dietro. Ecco qua, oh, credo che sia quindi inutile continuare a lavorare perché non c'è niente di nuovo, come avete visto. Uh, la parte iniziale uh, è quella che ci dà la forma della punta, poi dopo gli aumenti ci daranno la forma del, uh, uh, dello scialle che si allarga a rettangolo a triangolo. Scusate, oh, questa in pratica, questo è l'inizio e questa è come man mano svilupperà uh, il vostro scialle andando avanti con il lavoro fino a quando alla fine alla dimensione che uh, vi, vi servirà che preferite mh, non dovete fare altro che chiudere le maglie io per esempio queste lo chiuse con l'uncinetto agganciando maglia a maglia uh, ottenendo questo questo tipo di e il bordo eh, ragazze non so che altro dirvi se siete rimaste soddisfatte dal, da questo tutorial datevi da fare anche perché lo si fa velocemente e preparate un bellissimo scialle per l'estate che sta per arrivare bene eh, tutto qui e ci sentiamo la prossima volta mh, con un altro tutorial da realizzare ai ferri o all'uncinetto. Uh, vi saluto e buon lavoro con Lilla.